Grazie anche per la sintesi, abbiamo recuperato metà del ritardo iniziale, quindi era tutto chiarissimo. Posso fare solo un paio di domande? Non riesco mai a distinguere bene nella torta delle percentuali di emissioni dati che mi impensieriscono come se fossero conteggiati due volte. Cioè, quando intendiamo industrie energetiche, che cosa sono? Cioè, come riusciamo a spiegare bene la differenza tra uso di energia e poi i relativi altri settori che sono comunque sempre degli utenti di energia? Rispondo io. Se fa parte della relazione, sì, sì. Dopo, allora andiamo avanti. Possiamo introdurlo, ecco, allora, velocemente. E poi partiamo. Nel senso che per industrie energetiche si intendono quelle industrie che sono responsabili della trasformazione dell'energia, quindi funziona, sì, okay. Quindi fondamentalmente le cosiddette industrie, perché di fatto industrie sono, che producono l'elettricità che consumiamo tutti i giorni, le raffinerie che producono il carburante con cui ci muoviamo quotidianamente, ahimè, con le nostre macchine, mentre l'industria, che qui infatti è chiamata più correttamente industria manifatturiera, rappresenta, come dire, il consumo sempre di energia, quindi l'utilizzo del metano, l'utilizzo di elettricità, l'utilizzo di quei carburanti che sono prodotti a livello delle raffinerie nella produzione dei beni di uso quotidiano. Scusate, ma continuo a non capire. È una bella fetta il 24.5%. No, industria energetica è il colorino, è il 26. Ecco, è una fetta molto elevata, cioè se io ho la raffineria e la centrale termoelettrica, conteggio l'energia utile prodotta da queste officine, diciamo, non il loro consumo interno per farle funzionare. Allora, poi questa energia non viene riutilizzata dagli altri settori e allora la conto sostanzialmente due volte? Sì e no, nel senso che dipende molto da come i calcoli vengono fatti. Ci sono diversi sistemi di aggregazioni, sia dei consumi sia delle emissioni. Dipende se si parla di consumi finali o di consumi primari. Diciamo, in questo tipo di grafico noi stiamo facendo riferimento alla metodologia che è approvata dall'IPCC, per cui si basa, diciamo, il conteggio sui consumi finali, per cui a carico delle industrie energetiche vengono imputati i consumi e le corrispondenti emissioni. Facciamo un esempio semplice del termoelettrico: il metano che viene bruciato per produrre elettricità produce un'emissione che in questo caso viene conteggiata nelle industrie energetiche. L'elettricità verrà poi consumata da tutti, però quella emissione, diciamo, che risale alla produzione dell'elettricità è attribuita comunque a chi ha prodotto l'elettricità. Le emissioni che sono qui conteggiate negli altri settori sono le emissioni dirette di quei settori, quindi il metano bruciato da un'industria che produce carta o cemento sta nell'industria manifatturiera. È molto importante questo, perché a livello anche poi di comunicazione, se io calcolo l'energia prodotta da una turbogas ai morsetti dell'alternatore e gli do, non so, 300 grammi di CO2 kWh, ma nel settore residenziale allora non la devo più contare, cioè il consumo che, ecco, di questa sala, se questa elettricità non lo conto più, conterò magari il gas consumato direttamente qui. Ok, chiarissimo, allora dobbiamo ancora più circostanziare con delle didascalie complete, perché sono dubbi importanti. Benissimo, allora andiamo pure avanti con il resto. Allora, buongiorno a tutti, io sono Emanuele Peschi e farò una presentazione, spero altrettanto sintetica, sugli scenari di emissione. Diciamo che per gli scenari di emissioni vale sostanzialmente lo stesso inquadramento che Marina ha fornito sugli inventari, nel senso che vengono elaborati per rispondere agli stessi obblighi e impegni di carattere comunitario ed internazionale, quindi gli obblighi che derivano dagli obiettivi posti dall'Unione Europea, ma anche gli impegni che ci siamo presi nell'ambito della Convenzione sui cambiamenti climatici. Semplicemente
rispetto all'inventario che ha una cadenza annuale, gli scenari di emissione, quindi le proiezioni di questi inventari nel prossimo futuro, hanno una cadenza biennale. In questa presentazione io farò sostanzialmente riferimento all'ultimo aggiornamento ufficiale di questi scenari, vale a dire alla settima comunicazione nazionale che è stata comunicata nell'ambito della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici alla fine dell'anno scorso. Una cosa importante da tenere a mente quando si parla di scenari e di proiezioni delle emissioni è che non stiamo parlando di previsioni in senso stretto. Cioè, uno scenario è sostanzialmente un'ipotesi di evoluzione del sistema emissivo sulla base di determinate assunzioni macroeconomiche, quindi assunzioni di crescita economica, assunzioni di sviluppo delle tecnologie. È un approccio, passatemi un inglesismo, if then, cioè se si verificano determinate circostanze, queste sono le emissioni che ci attendiamo. Ovviamente questo tipo di approccio si porta necessariamente dietro alcune incertezze che sono legate al punto di partenza, quindi le incertezze che fanno parte anche dell'inventario emissivo, dopodiché le incertezze legate agli sviluppi attesi delle variabili macroeconomiche, ma anche le incertezze sull'effettiva efficacia delle misure e politiche che sono attualmente previste. Io ho citato qui, giusto a titolo d'esempio, il caso dei veicoli diesel, che riguarda più un altro settore, vale a dire le emissioni di ossidi di azoto, però l'ho citato perché forse è quello più conosciuto. Cioè, ci si attendeva che dall'attuazione di quella politica ci sarebbe stata una riduzione forte delle emissioni di ossidi di azoto, che poi non c'è stata perché i veicoli immessi su strada emettevano molto di più di quanto la misura prevista in ambito comunitario aveva imposto. Per elaborare gli scenari di emissione è necessario il coinvolgimento di molti soggetti, perché è necessario raccogliere molti elementi sia di natura tecnica sia di natura appunto politica, in quanto bisogna tenere conto delle politiche attive. Quindi sono coinvolti diversi attori di tutti i livelli, innanzitutto i ministeri dell'ambiente, sviluppo economico, agricoltura, trasporti, che collezionano molti dati, raccolgono molti dati per dare seguito alle loro politiche. Sono coinvolti gli istituti, gli enti pubblici di ricerca, quindi noi, ISPRA in prima persona, c'è l'ENEA, c'è l'ISTAT, che forniscono una serie di variabili che noi utilizziamo per elaborare i dati. GSE, RSE, che raccolgono dati in modo più puntuale sui settori energetici, sulle rinnovabili, sulle tecnologie. Le aziende di distribuzione dei principali vettori energetici, cioè Snam e Terna, ma anche, diciamo, io ne ho citato solo questi due perché sono i più importanti, i gestori dei servizi energetici conteggiati dall'autorità sull'energia sono oltre un migliaio e tutti in qualche modo forniscono il loro contributo. Questa slide, che perdonatemi se è in inglese ma non ho fatto in tempo a tradurla, volevo sostanzialmente rendere l'idea della differenza che c'è tra l'inventario e una proiezione. Come illustrava prima Marina, le emissioni dell'inventario sono il frutto di analisi che riguardano i consumi energetici, fondamentalmente perché l'energia è ancora il principale contributore, i livelli delle attività non energetiche, quindi i livelli di produzione dei rifiuti, la consistenza degli allevamenti, eccetera, eccetera, le tecnologie che vengono utilizzate sia, diciamo, in quel settore sia nel settore energetico. L'insieme di queste informazioni ci consente di compilare l'inventario delle emissioni. Nel momento in cui dobbiamo porci la domanda di cosa succederà verosimilmente al 2020, al 2030 e anche ormai si ragiona al 2050, entrano in gioco due elementi che nell'inventario non ci sono, vale a dire l'evoluzione dei principali, qui vengono chiamati driver macroeconomici, per intenderci stiamo parlando del PIL, del valore aggiunto, dell'andamento della popolazione, e poi entrano in gioco anche le politiche e misure che i diversi, in nostro caso, diciamo nel caso italiano, i diversi ministeri che hanno il potere di agire sui settori che emettono, mettono in campo. Quindi è una situazione, come dire, abbastanza complessa e, come dicevo prima, coinvolge un numero elevato di soggetti.
Per questo motivo, e anche per mettere un po' di ordine nella gestione dei dati, nel 2016, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio, per poter rispondere a una serie di richieste che venivano dal livello comunitario, vale a dire sostanzialmente l'aggiornamento dello scenario di riferimento europeo, si è avviata questa iniziativa di coordinamento fra tutti i soggetti che citavo prima, per fare in modo che l'Italia fosse in grado di produrre uno scenario di riferimento solido, condiviso e confrontabile con quello che veniva elaborato in quel momento a livello comunitario. Per questo motivo, quello scenario prende in considerazione le politiche e misure che erano state adottate fino alla fine del 2014 e utilizza gli stessi driver macroeconomici, quindi le stesse assunzioni utilizzate dalla Commissione europea nell'elaborazione dello scenario di riferimento fatto con quello che qui si chiama PRIMES 2016. PRIMES è il modello utilizzato dalla Commissione europea per l'elaborazione degli scenari e fondamentalmente all'epoca Enea e ISPRA hanno, sulla base delle informazioni fornite da tutti, hanno implementato ognuno il proprio modello tecnico-economico per produrre i livelli di attività e i livelli di consumi energetici futuri e ISPRA ha calcolato anche le emissioni. Il modello che sia ISPRA che Enea hanno utilizzato, cercherò di essere veloce per non scendere troppo nel tecnico, comunque è un modello TIMES che è stato elaborato a livello di Agenzia Internazionale dell'Energia. E sostanzialmente all'interno di questo modello che sviluppa fondamentalmente il settore energetico e in parte anche il settore non energetico per i processi industriali è diviso in una serie di settori e sottosettori, ognuno caratterizzato da una serie di tecnologie che rispondono alle domande dei servizi energetici che la società richiede. Giusto per darvi un esempio di quanto è complesso un modello di questo tipo, c'è un dettaglio di quello che è il livello di funzionamento dell'industria. Come vedete in fondo ci sono le domande dei principali beni, quindi il cemento, l'acciaio, i fertilizzanti utilizzati in agricoltura. L'andamento della domanda di questi prodotti condiziona il funzionamento dell'intero sistema energetico e quindi i livelli di consumo dei principali vettori. Qui scorro velocemente per farvi vedere quali sono le assunzioni che ci sono dietro al nostro modello ed anche al modello utilizzato a livello europeo, quindi il PIL con una crescita economica abbastanza importante dopo il momento di crisi, il valore aggiunto dell'industria e del terziario, qui è importante vedere come l'industria abbia pagato la crisi economica e faccia fatica ancora sostanzialmente a riprendersi, quando invece il settore terziario cresce molto più velocemente. I tassi di crescita delle produzioni fisiche dei principali settori energivori, i livelli di domanda dei trasporti sia passeggeri che merci e i prezzi internazionali dei combustibili oltre che il prezzo internazionale della CO2 scambiata sul mercato ETS. Anche la popolazione, come dicevo, è uno dei driver principali e in questo scenario è prevista in crescita, anche se stime successive dell'Istat danno un andamento completamente diverso. Ora stiamo lavorando per produrre le nuove elaborazioni coerenti con le stime Istat. Ovviamente ci sono i settori non energetici, quindi in particolare qui descrivo rifiuti e agricoltura, in cui la popolazione, la quantità di animali allevati, l'utilizzo dei fertilizzanti sono tutti determinanti dei livelli di emissione. Visto che mi dicono che c'è poco tempo, salto la parte più strettamente energetica per arrivare direttamente alle emissioni di gas serra. Qui c'è una rappresentazione sia del quadro storico sia della proiezione fino al 2035. Come sottolineavamo prima, diciamo, un ruolo fondamentale giocato dalle cosiddette industrie energetiche, quindi come dicevo le industrie che producono i settori che producono elettricità e i combustibili di utilizzo, che vediamo dal 2015, quindi l'anno più recente dell'inventario che noi abbiamo utilizzato per fare le proiezioni,
al 2035 si riducono di quasi il 30%. Un po' tutti i settori sono in decrescita. Il settore industriale è l'unico in questa ipotesi che segna un modesto aumento, ma con quegli andamenti del PIL e del valore aggiunto, un aumento così contenuto è comunque, diciamo, un risultato, non dico positivo, ma che ci fa ben sperare nella possibilità di ulteriori riduzioni. Per quanto riguarda il settore non energetico, ci sono i processi industriali che risentono molto di quello che illustrava prima Marina, vale a dire l'aumento delle emissioni degli F-gas. L'agricoltura, le cui emissioni, diciamo, dopo un iniziale calo sono previste sostanzialmente costanti, e il settore dei rifiuti, in cui il progressivo abbandono delle discariche porta a una sempre maggiore riduzione delle emissioni. Questa slide ci serve per far capire quali sono, diciamo, i settori che pesano di più e lo sforzo, diciamo così, che hanno fatto. Non si tratta qui di tutte le emissioni prodotte dall'Italia, ma semplicemente delle emissioni che non sono soggette al meccanismo dell'ETS. È importante distinguerle perché? Perché le emissioni che sono soggette ad ETS sono in qualche modo regolate dal mercato e la loro responsabilità non ricade direttamente sui Paesi membri dell'Unione Europea, mentre le emissioni che non sono soggette a ETS sono quelle che devono essere regolate direttamente dalle politiche che vengono adottate. Quindi quelle che ricadono direttamente sulle responsabilità dei ministeri coinvolti. Come si può vedere, il ruolo da gigante viene svolto in questo settore, in questo contesto, dal settore dei trasporti, che mantiene anche al 2030 un peso molto molto importante e che va incontro ad una riduzione, se paragonata agli altri settori, non così forte. Un discorso analogo si può fare per il civile, che riduce un po' di più pur partendo da un livello più basso. L'industria, come vedete, ha fatto uno sforzo non indifferente, l'agricoltura riduce ma non moltissimo, e i rifiuti anch'essi hanno conseguito dei risultati importanti. Qui mancano le famose industrie energetiche, perché le emissioni di quel settore sono invece regolate dal meccanismo ETS, quindi non fanno parte del pacchetto regolato direttamente dagli Stati. Questo scenario non ci consente al momento di rispettare però l'obiettivo fissato per questo settore non ETS al 2030, mentre, come dicevamo prima, sul 2020 l'obiettivo è raggiunto in modo tranquillo. L'obiettivo provvisorio fissato al 2030 dall'Unione Europea del 33% di riduzione ora non è, a politiche attuali, diciamo, non è rispettato. La SEN, che è stata adottata dai due ministri lo scorso novembre, contiene delle indicazioni che dovrebbero aiutarci a andare verso il raggiungimento di questo obiettivo. Come si vede in questa tabella, le emissioni nazionali totali sono attese in riduzione del 32% dal 2005 al 2030. Qui introduco il 2005 perché è l'anno di riferimento utilizzato a livello comunitario per stabilire gli obiettivi. Quindi, mentre il settore ETS, che non è gestito, come ripeto, direttamente dalle politiche, riduce in modo molto forte sia nello scenario di riferimento sia, diciamo, in conseguenza delle politiche delineate della SEN, il settore non ETS stenta a raggiungere l'obiettivo europeo del 33%, che invece verrebbe raggiunto più o meno, perché questo 33 in realtà è un 32,5, attuando quello che sono le politiche previste all'interno della SEN. Ultime due slide velocissime per dire che lo stesso approccio che viene utilizzato per il calcolo delle emissioni di gas serra viene in qualche modo utilizzato anche per calcolare le altre emissioni, vale a dire le emissioni inquinanti, quelle che impattano sulla qualità dell'aria, per cui comunque sono stabiliti degli obiettivi di riduzione a livello comunitario, in particolare ossidi di azoto, ossidi di azolfo, ammoniaca, composti organici volatili e PM. In questo campo c'è una collaborazione molto stretta fra Enea ed ISPRA. Enea ha sviluppato il modello Gains Italia, cioè un modello dedicato al calcolo di queste emissioni, e diciamo, sulla base di quegli stessi dati che abbiamo visto fino adesso sui gas serra, questa è la situazione per gli altri inquinanti. Anche qui abbiamo dei target al 2020 e al 2030.
Come vedete, per il 2020 sostanzialmente lo scenario di riferimento c'entra tutti gli obiettivi, c'è una piccola incertezza sui composti organici volatili. Al 2030 la situazione è molto più critica, vale a dire per quasi tutti gli inquinanti, 3 su 5, è necessario adottare misure ulteriori. Sugli ossidi di azoto siamo molto vicini, per cui probabilmente anche lì sarà necessario immaginare qualche intervento in più. Fine.